c'è il tepore sciogliermi il cielo dalle ossa. Questo latte caldo mi conforta lo stomaco. Era da 4 giorni che non provavo cibo e le fonti col gelo non gettano più. È verace l'inverno qui sui monti e il manto di neve ormai alto. Ascoltate come fuori ora in furia la bufera. Ma il vostro maso lo vedo, non teme la sferza della tramontana. Ero provato dal lungo cammino e sull'annottare, quando ho iniziato a fioccare più forte, avevo picchiato diverse porte del vostro villaggio. Mi sarebbe bastato solo una mezz'ora di rifugio, un asseggio, un po' di fuoco, giusto il tempo per asciugarmi i panni e poi, tenendomi al bastone, aver ripreso nuovamente la mia strada. Ma non ho trovato altro che usci sbarrati e lumi spenti. Ne posso dar torto ad alcuni, è notte alta ormai. Poi, quando non ci speravo più, ecco che lontananza, tra la bruma e le vischio, mi è apparsa la vostra finestrella illuminata. Sono arrivato sin qui, risalendo la china del colle. E mi avete accolto, sì, mi avete accolto per carità, pur non sapendo chi io sia. Mi avete detto che, essendo anziani, dormite poco e che volentieri vi trattenete fino a tardi accanto al fuoco. E tu, voglio raccontarvi di me. Sì, consentitemelo. Siete così buoni voi. Mi farà bene parlare. È da tanto che non lo faccio con qualcuno. E d'altra parte chi, se non voi, voi, marito e moglie, dico, chi potrebbe mai ascoltare un menticolacero come me? Uno sconosciuto venuto da chissà dove. È un soggetto che forse è meglio tenere lontano. E sì, è quel che mi merito. E apparirà incredibile la mia storia, ma non temete. Ve lo giuro per il bene che mi avete fatto accogliendo. Non sono pazzo. Venuto da chissà dove, dicevo, sì. E da chissà qua, aggiungo. Il mio nome è Asver. Sì, un nome ebraico. E le mie origini sono in Palestina. Ma ho attraversato, lungo il corso degli anni, così tante nazioni, che il mio idioma si è modificato sino al punto che non ho più un accento di questa o di quella terra. Sono apolide ormai. Ho camminato nel corso degli anni, condannato a vivere errabondo, senza posa e senza fissa dimora. Né vita, né morte sono compagni nella mia disperazione ed incuto raccapriccio in quelli che mi incontrano. Chi ero? Ciabattini? Mercato? Forse un soldato? Non lo ricordo più. E oltre al nome Asfer, altri se ne affacciano alla mia mente. Cartago, Butadeus, cosa ne so, potrei essere una leggenda, sì, potrei essere, ma non una bella leggenda, né dolce, né edificante.
potrei essere una leggenda nera. Ma vi prego, non intimorite. Ne avrete viste ed ascoltate tante di storie nella vostra lunga vita. Vi prego, portate pazienza anche per questo povero miserabile che vi parla. E sarà una confessione la mia. Voi siete credenti? Vi sto qui, sul tavolo, una Bibbia. Anche io sono credente. Per forza lo sono. Chi più di me potrebbe essere? Ecco, ora prendo il libro. Al Vangelo di Matteo, versetto 16-28, e parole di Cristo, leggo. In verità vi dico, vi sono alcuni che non morranno prima di aver visto venire il Figlio dell'uomo con il suo regno. Tante sono le interpretazioni che gli esegeti hanno dato a queste parole del Signore. Anche se il senso è chiaro, vi sono alcuni che non moriranno se non quando egli sia tornato alla fine dei secoli. Ma vi prego, amabili come siete, seguitemi nel mio racconto. Nel terribile giorno della crocifissione, salito ai piedi del Calvario, sotto i pesi della croce, Cristo incontrò Veronica, che con un gesto di pietà, con un telo, gli asciugò il volto insanguinato. E vi fu un cireneo che, per un certo tratto, lo aiutò a portare la croce. Ma si narra anche che un uomo della stessa età del Signore, un ebreo, gli si accostò. E tutt'altro che offrendogli conforto ed aiuto, lo spinse con violenza, colpendolo al dorso flagellato e urlandogli di affrettarsi a raggiungere il luogo dell'esecuzione. Si narra che il Cristo gli rispose dicendogli: il mio cammino è ancora breve, ma il tuo sarà lungo e non avrà termine se non quando io sia tornato. E la leggenda vuole che da quel momento in poi il cammino di quell'ebreo errante per le vie del mondo non ha mai termine. Raggiunti i 100 anni, egli si addormenta e al suo sveglio ne ha 33. Gli stessi di Cristo quando fu crocifisso. E da 2000 anni il ciclo di morti e di ritorni in vita dell'uomo non ha mai posa. Intanto, nel corso dei secoli, del Medioevo, nel Rinascimento, nel 700 e nell'800, giurano d'aver incontrato quest'uomo, l'eterno vagare per le vie del mondo, tra continenti e nazioni. Avrete ormai capito. Il nome di quell'uomo è Asvero. Io sono quell'uomo. La pietà che io negai al Cristo, voi l'avete avuta per me, senza che io la meriti. Ancora 60 anni di peregrinazione e mi assopirò di nuovo per nuovamente rinascere. Il ciclo di vita e di morti lungo le strade del mondo continuerà sino alla fine dei secoli. Ma ora è tempo che io vada, che riprenda il mio cammino. Dimenticate d'avermi incontrato. Considerate tale incontro come un brutto sogno d'una notte di tempesta.